Un aiuto concreto per giovani coppie o single con figli a carico che vogliono costruire il proprio futuro a Campobasso. L'amministrazione di Palazzo San Giorgio ha individuato una serie di alloggi comunali di nuova costruzione e siti su via San Giovanni da destinare proprio a tale scopo. I dettagli del bando ormai in scadenza sono stati illustrati dall'assessore alle politiche sociali, Luca Praetano. È un bando che non è la prima volta, insomma, che pubblichiamo, è stato pubblicato dalla vecchia amministrazione. Abbiamo cambiato i parametri questa volta abbassandoli un pochetto, i giovani fino a 42 anni e giovani coppie o monoparentali e con figli oppure e comunque con un reddito minimo di 9.000 euro, quindi non stiamo parlando di case popolari ma di case ben costruite. Come funziona la richiesta? Cosa devono fare le giovani coppie? Bisogna rispondere al bando, vi ripeto, è strano che ci siano ancora molti posti disponibili, diciamo così, sono state poche le domande rispetto alla disponibilità, che ripeto sono 17 alloggi. Prima ho detto ben costruite, mi correggo, insomma più che ben costruite voglio dire è una categoria alloggiativa che non è il piccolo appartamento, quindi non è per l'emergenza abitativa, ma sono villette di 120 metri quadri con 40 metri quadri di terrazzo, 20 metri quadri di cantina, 20 metri quadri di garage, insomma sono belle soluzioni. Quindi perché le giovani coppie dovrebbero rispondere a questo bando e cosa si aspetta l'amministrazione comunale da questo tipo di intervento? Ma la volontà è quella di agevolarli in modo tale di costruire famiglie in luoghi idonei. Il bando, ripeto, perché conviene? Conviene perché stiamo parlando di una cifra non superiore ai 370-380 euro al mese per contratti da 4 più 4 e per lo stesso tipo di soluzioni abitative a Campobasso le cifre sono ben più alte. Maggiori informazioni sul bando sono reperibili sul sito del Comune di Campobasso nella sezione Albo Pretorio. Le richieste devono essere inoltrate entro il 15 settembre.